Oggi è giovedì ed è lettura day. Sono Alessandro e mi trovo nel punto lettura dell'Asteroide dell'associazione Amici della Biblioteca di Tuglia. Oggi vi leggerò un passo del libro La fattoria degli animali di uno dei più importanti autori del Novecento, George Orwell. Le classi di lettura e scrittura invece furono un gran successo. In autunno già tutti gli animali, chi più e chi meno, erano alfabetizzati. I porci sapevano già leggere e scrivere perfettamente. I cani impararono abbastanza bene, ma non erano interessati a leggere altro che i sette comandamenti. La capra Muriel sapeva leggere un po' meglio dei cani e a volte, la sera, leggeva agli altri dei ritagli di giornale che aveva trovato tra i rifiuti. Benjamin sapeva leggere bene proprio come un porco, ma non esercitava mai questa sua abilità. Per quanto ne sapeva, diceva, non c'era niente che valesse la pena di leggere. Trifoglina imparò tutto l'alfabeto, ma non era capace di mettere insieme le parole. Combattente non sapeva andare oltre la lettera D. La A, la B, la C e la D le sapeva scrivere con lo zoccolo per terra. E poi restava ad ammirare quelle lettere con le orecchie indietro, a volte scuotendo il ciuffo che aveva sulla fronte, cercando con tutta la forza di ricordare quale lettera venisse dopo, ma non ci riusciva mai. In più occasioni, infatti, aveva imparato la E, la F, la G e la H, ma una volta fatto scopriva di essersi dimenticato dell'A, della B, della C e della D. Alla fine decise di accontentarsi delle prime quattro e le scriveva una o due volte al giorno per rinfrescarsi la memoria. Molly si rifiutava di imparare le lettere al di fuori delle cinque che componevano il suo nome. Queste le scriveva molto bene usando dei ramoscelli e poi le decorava con un fiore o due e ci girava intorno per ammirarle. Nessuno degli altri animali andò oltre la lettera A. Si scoprì anche che gli animali più stupidi erano le pecore, le galline e le papere, incapaci persino di imparare i sette comandamenti a memoria. Dopo averci pensato su un bel po', Palla di Neve dichiarò che i sette comandamenti potevano in effetti essere ridotti a una singola massima, ovvero 4 zampe bene, 2 male, il che disse conteneva il principio essenziale dell'animalesimo. Chiunque l'avesse capito fino in fondo sarebbe stato al riparo da influenze umane. Gli uccelli all'inizio obiettarono, visto che anche loro sembravano avere solo due gambe, ma Palla di Neve provò che non era così. L'ala di un uccello, compagni, disse, è un organo di propulsione e non di manipolazione. Dunque dovrebbe essere considerata la stregua di una gamba. Il tratto distintivo dell'uomo è la mano, lo strumento con cui compie le sue malefatte. Gli uccelli non capivano i paroloni di Palla di Neve, ma accettarono questa spiegazione. E tutti gli animali più umili si misero al lavoro per imparare la nuova massima memoria. 4 zampe bene, 2 male. Fu vergata sulla parete in fondo al granaio, sopra i 7 comandamenti e in lettere più grandi ancora. Una volta che l'ebbero imparata a memoria, le pecore iniziarono a adorarla questa massima e spesso stese sul prato si mettevano tutte insieme a belare. 4 zampe bene, 2 no. 4 zampe bene, 2 no. E continuavano per ore, senza mai stancarsi. Napoleone non era interessato ai comitati di Palla di Neve. Secondo lui l'istruzione dei giovani era più importante di qualunque altra misura rivolta agli adulti. Accadde che Jesse e Campanella partorirono entrambi subito dopo la raccolta del fieno, dando alla luce in tutto 9 cuccioletti bene in carne. Non appena furono svezzati, Napoleone li tolse dalle loro madri, dicendo che si sarebbe fatto carico personalmente della loro istruzione. Li portò nel sottotetto della rimessa dei finimenti, che si poteva raggiungere soltanto con l'aiuto di una scala, e li tenne lì reclusi, finché il resto della fattoria non si dimenticò della loro esistenza. Il mistero di dove andasse a finire il latte fu presto chiarito. Veniva mischiato ogni giorno al pappone dei porci. Le prime mele stavano ormai maturando, e l'erba del frutteto era punteggiata di frutti fatti cadere dal vento. Gli animali diedero per scontato che questi sarebbero stati divisi ugualmente. Un giorno, però, fu diramato l'ordine
che tutti i frutti caduti andavano raccolti e portati alla rimessa dei finimenti, a uso e consumo dei porci. A quel punto gli altri animali brontolarono, ma non servì a niente. Tutti i porci su questo erano in pieno accordo, persino Palla di Neve e Napoleone. Fu mandato Spiffero a fornire agli altri le spiegazioni del caso. «Compagni!» esclamò. «Non crederete, spero, che i porci lo facciano per spirito di egoismo e di privilegio? Molti di noi detestano il latte e le mele. A me, ad esempio, non piacciono. Il nostro unico obiettivo è di preservare la nostra salute. Il latte e le mele, lo prova la scienza, compagni, contengono sostanze assolutamente necessarie alla salute di un porco. I porci lavorano col cervello. L'intera gestione e organizzazione della fattoria dipende da noi. Ci diamo da fare notte e giorno per salvaguardare il nostro benessere. È per voi che beviamo il latte e mangiamo le mele. Sapete che succederebbe se noi porci non assolvessimo ai nostri doveri? Tornerebbe Jones. Sì, tornerebbe Jones. Di certo, compagni!» esclamò Spiffero con voce quasi supplice, zampettando da una parte all'altra e scodinzolando. «Di certo nessuno di voi vuole veder tornare Jones, vero?» Ora, se c'era una cosa di cui erano certi gli animali, era che non volevano vedere tornare Jones. Quando la questione fu posta loro su questo piano, non ebbero altro da dire. L'importanza di preservare la salute dei porci era troppo ovvia. Pertanto fu deciso senza ulteriori discussioni che il latte e le mele fatte cadere dal vento e anche il raccolto delle mele mature sarebbero stati riservati soltanto ai porci.